sbagliato, però... Con l'operazione antidroga effettuato dalla squadra mobile di Pesaro sono stati tratti in arresto 4 cittadini nigeriani e un italiano denunciato in stato di libertà senza fissa dimora. E quanto emerge da una serie di iniziative avviate dal questore di Pesaro per il contrasto del traffico di sostanze stupefacenti finalizzate alle attività di spaccio di eroina causando molti casi di overdose. L'operazione ha conseguito importanti risultati tra cui lo smantellamento di un sottobosco responsabile di alimentare lo spaccio di strada in zone della città ritenute più sensibili, come il parco Miralfiore, stazione ferroviaria e il parcheggio San Decenzio. In particolare, i fatti rimandano al 2 maggio scorso, nel quale veniva tratto in arresto un nigeriano, al quale era già stato riconosciuto lo status di rifugiato politico, ritenuto responsabile della cessione di una dose di eroina a un tossicodipendente del posto. Nella circostanza, lo straniero è stato trovato in possesso di ulteriori 15 dosi della stessa sostanza. Per sottrarsi all'arresto ha aggredito il personale della mobile, ferendo 3 poliziotti. Alla cattura dello spacciatore ha contribuito anche un cittadino pesarese che è intervenuto riuscendo ad ostacolare la fuga. È bastata solo la presenza, diciamo. Altro episodio invece riguarda un secondo nigeriano di 32 anni sorpreso nell'atto di cedere una dose di eroina a un tossicodipendente italiano arrestato in flagranza. La squadra ha individuato anche l'appartamento nel quale il 32enne alloggiava, ubicato nel centro città, dove erano presenti 13 persone all'interno. Abbiamo sorpreso all'interno 2 persone che cercavano di fuggire attraverso il terrazzo, ma loro malgrado si trovavano a un secondo piano ed era impossibile per loro fuggire, e con nostra enorme sorpresa abbiamo scoperto che sul tappeto che era in camera stavano preparando oltre 40 dosi di eroina. Abbiamo trovato tutti i ritagli di cellofan con la polvere appena appoggiata, un macinino per la suddivisione, il frazionamento e il taglio della sostanza madre con la sostanza da taglio che abbiamo rinvenuto e che riteniamo possa essere della mannite. E grazie all'impiego di un cane antidroga, che è stato di preziosissimo aiuto della Polizia di Stato, della Questura di Ancona, siamo riusciti a trovare il nascondiglio delle dosi del primo spacciatore, che erano ben celati in un incavo del bidet nella sala da bagno. E abbiamo quindi rinvenuto ulteriori 12 dosi di eroina e anche questa persona è stata arrestata. Nella giornata del 13 maggio scorso il GIP del Tribunale di Pesaro ha convalidato gli arresti, disponendo per il 31enne nigeriano la remissione in libertà con divieto di dimora nelle regioni dell'Emilia Romagna e Marche e per gli altri 2 suoi connazionali la detenzione in carcere in attesa del processo. Le 2 donne nigeriane invece presenti nell'appartamento sono risultate irregolari sul territorio nazionale, attivate dunque le pratiche per il rimpatrio e successiva espulsione. Questa persona con un corrente molto forte ha cercato in tutti i modi di sottrarsi all'arresto.